Ciao a tutti e bentornati o benvenuti in un nuovo video. Allora ragazzi, video di oggi, come avete visto dal titolo, è un video outfit. Vi do 6 idee di outfit invernali. Ho cambiato la postazione per girare appunto il video outfit seguendo i vostri consigli, perché l'ultima volta mi sono resa conto anch'io che era un po' buio, quindi non si vedeva molto bene allo specchio, e quindi mi sono messa proprio invece davanti alla fotocamera con la ringlet, il cavalletto e tutto quanto. Quindi diciamo che a sto giro credo, spero che si veda tutto meglio. Come avete potuto capire dalle mie stories su Instagram, anzi ragazzi, a proposito, vi invito a seguirmi anche su Instagram se non lo fate. Vi lascio qui nell'info box il link, comunque il nome del mio profilo Instagram, perché nelle stories appunto troverete tutti gli aggiornamenti e le novità in tempo reale. Dicevo, dalle mie storie Instagram avrete sicuramente capito che purtroppo quel colloquio non è andato bene. Ci sono rimasta molto molto male, non solo perché era un'azienda stratosferica, cioè Prada per intenderci, e quindi fare lo sviluppo prodotto da Prada sarebbe stato veramente, non lo so, cioè raggiungere il mio obiettivo proprio, quindi realizzarmi lavorativamente, quindi diciamo ripagarmi anche di tutti gli sforzi e diciamo la determinazione che insomma, ho avuto cominciando tutto da capo, perché sapete che appunto io vengo da un altro settore, sono laureata in legge e tutto quanto, quindi diciamo sarebbe stato il ripagamento e lo scalino finale, ecco, di tutto questo percorso che insomma mi ha fatto cominciare da capo, quindi dalla commessa fino a appunto a questo ruolo molto molto interessante, che lo sviluppo prodotto poi per un brand di lusso per me appunto era il massimo, cioè era il raggiungimento del mio obiettivo. Però va bene ragazzi, così non è stato, evidentemente doveva andare così. Ci sono altri progetti in realtà a questo punto che metterò in atto, di cui non vi parlo ancora, semplicemente per scaramanzia, semplicemente perché devono ancora incastrarsi e sistemarsi insomma un po' le cose. Però insomma c'è quest'altro progetto, c'è questo piano B che alla fine forse non è neanche, anzi, è meglio, se insomma tutto va come deve andare, è anche un piano B che è meglio del piano A. Quindi va bene così, ragazzi. Quindi tutto succede per un motivo, come dico sempre, io sono fatalista, vuol dire che evidentemente doveva andare così. Detto ciò, ragazzi, bando alle ciance, cominciamo subito con il video e nulla, spero che vi terrà compagnia, spero che i miei outfit vi piacciono, vi possano ispirare, possiate comunque trarre insomma spunto. Se è così, lasciatemi un pollice in su e niente, scrivetevi il vostro preferito qui nei commenti. E nulla, vi saluto, vi mando un super mega bacio, vi lascio al video e ci vediamo super presto con un altro video. Allora, come felpa ho messo questa qui, è una super vecchia che avevo di Zara, semplicissima, una semplicissima felpa grigia, insomma, come ce ne sono tante in giro, con questa stampa. La presi perché mi piaceva moltissimo il colore della scritta, perché è questo marroncino barra bordeaux, e niente, avevo anche un leggings, cioè ho un leggings anche per andare in palestra di H&M di questo colore, quindi volevo fare l'abbinamento, e comunque è carina, la uso anche per uscire. Sotto ho messo il mio leggings, questo qui in licra un po' lucidina di Calzedonia, che Calzedonia lo fa sempre, quindi lo trovate. Poi sotto ho messo i miei calzini grigi, questi qui di Adidas, e le mie New Balance 530 grigie con i dettagli e la N bordeaux, quindi che riprende comunque la scritta della felpa. Poi come giacca metterò il mio bomber, questo qui preso quest'anno da H&M. E come borsa abbinerò il mio zaino Borgogna di Chanel, perché riprende sia la scritta della felpa sia le mie New Balance. E questo è l'outfit completo di oggi. Ragazzi, ho messo anche questo cappellino che ho ricevuto da Temu. Ve lo feci vedere appunto nell'haul Temu che appunto feci qualche tempo fa. E niente, diciamo che anche il cappellino è grigio e bordeaux, quindi tutto, tutto super abbinato. E quindi questo è l'outfit completo, ragazzi.
Allora ragazzi, l'outfit di oggi invece è un outfit con questo maglioncino di Cézanne. Questo è l'altro maglioncino di cui vi parlavo che ho preso l'anno scorso. È più o meno lo stesso modello di quello lì a fiori di quest'anno, però vedete è fatto in questa lana molto più grossa, e questo si chiama Emile, scritto Emile, e c'è in varie colorazioni e lo fa sempre Cézanne, quindi c'è anche quest'anno se lo volete reperire. Poi ho messo questa cintura di Saint Laurent color cuoio e questo pantalone di Zara che ho preso l'anno scorso, beige. Questo è un modello comunque vita alta e bello morbido, insomma, relaxed. Poi come scarpe ho messo questi stivaletti leopardati, questi sono in pelle, sono di Aubier e li ho presi l'anno scorso, però credo sia un modello che Aubier fa tutti gli anni, quindi insomma vedete perché magari riuscite a reperire anche questi, magari non so se li fa sempre leopardati, però li fa sicuramente nero, cuoio, insomma tutti i colori quasi. Poi come cappotto metterò questo qui sfigato, questo trench sfigato di H&M che ho preso appunto di recente. E come borsa la mia Chanel, questa qui color crema. E questo è l'outfit completo. Vi do anche l'alternativa con le sling di Chanel, quindi se magari è una mattinata di sole, insomma, non troppo fredda, ci sta a mettere anche le sling. Allora ragazzi, outfit di oggi, sopra ho messo questo maglioncino in lana fatto modello polo, diciamo. Questo è uno dei miei preferiti in assoluto, veramente lo amo. L'ho preso da Zara qualche anno fa e lo indosso sempre, mi piace tantissimo. Ha quell'allure un po' chic, comunque sofisticata. Potete slacciare i bottoni all'occorrenza oppure tenerli tutti abbottonati fin qui, insomma. E vabbè, insomma, anche una via di mezzo un po' sbottonata, insomma potete giocare anche con la scollatura. Poi sotto ho i nuovi pantaloni in ecopelle presi da Zara durante il Black Friday. Questi sono quelli appunto wide leg, adesso vi mostro bene la fine, come appunto cadono insieme alle scarpe. Come scarpe ho messo le mie Jordan, queste qui Lucky Green, e vedete il pantalone comunque scende largo e lungo. Poi come giacca metterò il mio nuovo Cabane di H&M. Come borsa metterò la mia Polaine nera. E poi come cappellino questo qui che è preso sempre da H&M, verde, che richiama appunto le mie Jordan. Questo è un verde bottega. Vabbè, comunque un verde brillante, un verde bandiera. E questo è l'outfit completo di oggi. Volevo darvi ragazzi anche un'alternativa di soprabito, quindi ho sostituito il mio cabane grigio di H&M con questo mega cappottone super oversize che ho preso da Zara qualche anno fa, e vabbè, la borsa sempre questa qui di Polaine, e non è cambiato null'altro, ho sostituito solamente il soprabito. Allora ragazzi, outfit di oggi, ho messo il mio blazerone, questo qui diciamo un po' stile Chanel, vedete, è in tweed con tutte queste sfrangiature. Sotto ho messo questa magliettina in lana a costine di Intimissimi, queste ce le ho in vari colori, sono super comode ragazzi come sottogiacca, sono anche un po' carine, vedete, perché lasciano un po' di trasparenza, quindi magari la sera per uscire sono anche carine, quindi sono un po' semi trasparenti, quindi diciamo
esaltano il décolleté. E vabbè, poi ha i perloni, questa giacca, perché non ha le asole. E poi come jeans ho messo un jeans a vita alta, questo si chiama Street Mariner come modello, cioè Zara lo chiama così, è un vita alta, un po' tagliato alla caviglia, super super wide leg, adesso ve lo mostro. Ecco, questo praticamente è il jeans, ha il taglio comunque a vivo e sotto ho messo le mie sling di Chanel. Poi come borsa metto questa qui rossa di Chanel, per dare comunque un tocco di colore. E poi come soprabito metterò il mio cappotto nero di Max Mara. E questo è l'outfit completo di oggi. Allora ragazzi, l'outfit di oggi è con questo vestitino, anche questo ve l'ho mostrato nell'ultimo video haul Black Friday e anche questo insomma mi mancava vederlo indossato, quindi insomma ho deciso di creare un outfit con questo vestitino qui, vedete ha le maniche super morbide a palloncino come facciano a me. Ho abbinato la mia cintolina di Saint Laurent, ho messo questi stivali che ho presi al mercato a Napoli l'inverno scorso, sono stupendi, sono un color top scamosciato, ha questo tacco comunque particolare, questi praticamente li vendeva da Liberti, che è un negozio che vende tutte super marche, super brand di lusso, e insomma ce li aveva da Liberti a oltre 300 euro e io li ho pagati tipo 90 euro e c'è una bancarella appunto del mercato di Antignano dove si fanno veramente dei grandissimi affari. Come calze non ho messo nulla e potreste mettere appunto delle calze in color, non lo so, top, abbronzante, non lo so, io non mi piacciono, quindi non le metto. Ho gli stivali, ho il maglione super lana, super caldo, quindi insomma sto bene così, metto sopra un cappottone e poi tanto comunque si sta all'interno d'inverno, quindi diciamo le gambe io non ho freddo. E quindi questo è l'outfit completo. Poi come soprabito metterò il mio trench, questo sfigato, perché è proprio un colore perfetto per questo vestito. Poi in borsa metterò questa. E questo è l'outfit completo di oggi. Allora ragazzi, l'outfit di oggi ho messo questo maglioncino che vi ho fatto vedere nell'ultimo video All Black Friday, questo è di H&M, è in lana, cioè ha una grande percentuale comunque di lana mohair e niente, vi ricordate quello con le spalline, gliele ho tagliate, infatti adesso è bellissimo perché a me le spalline non piacciono. Poi sotto ho messo questa minigonna di H&M, anche questa ve l'ho mostrata nel precedente video All Black Friday, quindi adesso quei due o tre capi che vi mancavano, che non abbiamo ancora mostrato indossati, li vedete oggi. Quindi ho questa minigonna in tweed nera che ho preso quindi dopo anche questa con il Black Friday. E poi ho messo i miei stivali di Zara che ho preso quest'anno, così sono stra comodi ragazzi. Quindi diciamo che questo è un outfit carino per poter uscire la sera, andare a fare una passeggiata, andare a cinema, andare a cena fuori, perché comunque è veramente molto molto comodo, questi stivali sono pazzeschi, veramente super sfruttabili e comodissimi. Poi come cappotto metterò il mio cappotto di Max Mara, questo qui nero, super super classico, e come borsa la mia Chanelina. E questo è l'outfit completo di oggi.